Cerchio e Ifior, l'uno e i molti, volume undicesimo, Scifo. E questo forse il punto importante da comprendere, creature. Per essere liberi è necessario prima di tutto essere liberi da se stessi. Per essere liberi da se stessi e dai condizionamenti che automaticamente l'individuo si pone, è necessario che l'individuo riesca a scoprire la propria verità, a conoscere se stesso, a vedere se stesso come agisce, come reagisce, a comprendere i propri errori, a fare in modo da non commetterli più. Altrimenti, tutto quello che non è stato scoperto verrà portato con sé in qualunque posto si vada. E quale libertà può esserci quando le catene vengono trascinate in giro per il mondo e mai abbandonate in nessun posto? Nessuna, creatura. Ne consegue, con un piccolo ragionamento, senza grosse difficoltà per chiunque, che la libertà non può essere altro che una condizione interiore. Non può essere cercata all'esterno. Può essere conquistata, questo sì, può essere avvicinata per gradi, questo anche, può essere afferrata, questo accadrà sempre e comunque, soltanto nel momento in cui l'individuo riuscirà a mettere da parte le barriere che frappone fra i propri desideri e la propria condizione interiore. Soltanto nel momento, insomma, in cui egli riuscirà veramente a comprendere se stesso.